Siamo collegati dal cuore della fiera, siamo ad Hannover, siamo all'IA, un'edizione, quella del 2024, da record, i numeri lo hanno già certificato, 1700 espositori da oltre 40 paesi, un numero che supera del 20%, del 21% per l'esattezza, quello della scorsa edizione, quindi è un vero successo, una fiera sempre più internazionale, oltre il 70% di espositori esteri e tante persone dall'estero, compresi noi, caro Fabrizio, soprattutto dall'Asia. Eh sì, Andrea, è così, tanta tecnologia, tante novità di prodotto, tanti i veicoli in mostra che abbiamo visto per la prima volta qui ad Hannover. Per esempio, i due veicoli che ha svelato ufficialmente Iveco, quindi l'S-E-Way in versione cabinato e anche l'attesissimo E-Movie, il veicolo commerciale leggero da 2,5 a 3,5 ton, il fratellino del Daily, realizzato in collaborazione con Hyundai. Su questo ci torneremo. Poi Mercedes continua la strategia di elettrificazione della gamma Mercedes, grande protagonista l'Actros 600, quindi il top di gamma per quanto riguarda i camion elettrici della Stella, che sarà in produzione a partire da novembre. E poi un nuovo brand, un nuovo servizio che si chiama Track Charge, dedicato alla consulenza e alle infrastrutture, quindi naturalmente parliamo di veicoli elettrici anche in questo caso. E continua a rimanere in questo campo, in quello dell'elettrico, grazie a MAN, perché ha portato tre modelli in mostra, l'ITGX, l'ITGS e il nuovissimo ITGL, che è il primo elettrico per la distribuzione. E ovviamente sono arrivati anche novità con aggiornamenti alla trasmissione, l'inserimento della Cruise Control Prediction per tutta la gamma 2025, insomma quella che verrà. E ci sono aggiornamenti anche in un altro stand, un altro costruttore importante come DAF, anche in questo caso ci si divide tra gli aggiornamenti della fortunata New Generation, la gamma che è la più famosa ovviamente del costruttore DAF, che è apparsa qua tutta da vedere in un'inedita colorazione rossa. E poi ci sono stati gli sviluppi della trazione elettrica, ovviamente con XG, XF e soprattutto XB Electric, insomma quindi una gamma anche questa tutta da conoscere. Dall'Olanda alla Svezia, in mostra allo stand Volvo, naturalmente la gamma Aero lanciata all'inizio di quest'anno. E poi una piccola chicca, una piccola curiosità, il musone americano VNL, anche questo rinnovato nel corso di quest'anno. E infine l'assale elettrificato che permetterà di aumentare notevolmente l'autonomia degli elettrici Volvo. Da uno svedese all'altro, quindi Scania ha riaffermato la sua strategia di riduzione delle emissioni, di transizione energetica, quindi attraverso veicoli elettrici, veicoli a biogas e l'utilizzo del biodiesel. E poi la presentazione del nuovo cambio G38 per i motori V8 da 770 cavalli e il lancio del pacchetto Services 360 orientato al cliente. Ad Hannover ha partecipato anche Ford Trucks, quindi il marchio dell'ovale blu ha presentato una revisione del motore EcoTorque per i pesanti F-Max, ora equipaggiati anche con il sistema di visione, il Digital Monitor System al posto degli specchietti. E poi arriverà presto, sempre parlando di Ford Trucks, l'elettrificazione della nuova gamma F-Line. Invece io ti porto, anzi portiamo l'America in Europa, lo ha fatto Tesla con la prima volta in Europa, appunto qua ad Hannover, del Semi, che è disponibile in area prove alle nostre spalle e che ha catturato tantissima attenzione, come era immaginabile. Il design, soprattutto la guida al centro dell'autista, che colpisce molto, e la promessa incredibile di 500 miglia di autonomia, che sono ben 800 km. E a proposito di futuro, Tesla è sinonimo di questa parola, ma il van hanno fatto altrettanto, perché per i veicoli commerciali sono arrivate tante novità. Abbiamo visto il ritorno di Kia con una piattaforma elettrica innovativa e diciamo così l'idea di due nuovi veicoli, PV5, PV7, abbiamo visto come dovrebbero essere, arriveranno nel 2026 in Europa, dovrebbero iniziare in Corea la produzione già l'anno prossimo e fa parte di tutto quel pacchetto dei veicoli commerciali che vedranno novità. E su questo non possiamo dimenticare il concept di Renault con la joint venture insieme a Volvo. E infine un'ultima parola, impossibile dimenticare il Mustang di quarta generazione con le varie motorizzazioni che arrivano, vera novità di questa fiera, fino all'idrogeno. Sì, si è parlato tanto di idrogeno a proposito di veicoli commerciali leggeri, lo ha fatto anche Stellantis presentando il nuovo Movano, e qui parliamo ovviamente del marchio Opel, proprio con motore a idrogeno. E poi gamma elettrificata per Opel, dal Movano fino al Combo. Volkswagen svelata in anteprima la nuova generazione del Transporter, sia con motorizzazioni termiche che con motorizzazioni elettriche. Anche Ford Pro si sta impegnando attivamente per l'elettrificazione della gamma, quindi Transit, Transit Custom, Transit Courier, tutti disponibili con motorizzazioni elettriche oltre che con quelle termiche e ibride plug-in. Ibrido plug-in che arriva anche per il pick-up, famosissimo pick-up Ford Ranger.
Quindi, cosa dire? Tante novità, tutte da conoscere, e l'appuntamento ovviamente qui ad Hannover si rinnova tra 2 anni, nel 2026.